Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio a Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi di retro manuale. Turbo Prolog, il linguaggio naturale dell'intelligenza artificiale. Ecco, il Prolog è un linguaggio mitico per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che durante gli anni 80-90 ci si aspettava tanto, ma insomma, l'intelligenza artificiale ebbe a rimanere piuttosto ferma e inchiodata fino a quando non incominciarono a svilupparsi le reti neurali, che però ebbero a costruirsi, diciamo, le reti neurali non sui linguaggi, ma essenzialmente sulle schede grafiche. Quindi tutta un'altra cosa che fu possibile con le schede grafiche, con l'hardware, mettere in serie una serie di nodi di reti neurali che elaboravano quindi informazioni CPU e si scambiavano dati. Mentre con i linguaggi, ecco, con l'intelligenza artificiale, i primi linguaggi ADA, Prolog e Lisp, ci ho fatto un podcast sopra, li potete trovare all'interno della playlist fare retro computing, ebbero a produrre parecchio pochino. No, questo non è un corso di Prolog, noi andremo a visionare rapidamente, esplorare per ricordare un po' qua e là il linguaggio Turbo Prolog, che non fu un linguaggio per l'home computing ma per il business computing, però ebbe a riecheggiare come mito anche all'interno dell'home computing degli appassionati di computing, di computer. Quindi noi cosa faremo in questa puntata? Andremo brevemente a ispezionare l'indice e poi andremo a vedere un po' in che cosa consisteva il linguaggio Prolog. E poi, se vorrete il link per scaricare questo manuale e conservare sulla vostra scrivania il ricordo del Turbo Prolog, il link lo trovate in descrizione. Detto questo, quello che vi posso dire è che i linguaggi sono e si possono essenzialmente distinguere in due tipi: quelli di tipo procedurale, quelli, diciamo, con la programmazione oggetti, e quelli dedicati all'intelligenza artificiale. Ora, per l'intelligenza artificiale gli approcci sono soltanto due: o dai alla macchina già tutto un mondo e una serie di conoscenze, quindi modellizzi il problema che devi andare a risolvere, e la macchina sarà un esecutore splendido con praticamente una serie per lo più di con un linguaggio procedurale per la risoluzione di un problema pratico, oppure anche con la presenza, diciamo, della programmazione ad oggetti ed eventi. In ogni caso, praticamente resterà comunque un esecutore in un mondo fermo e statico che si limiterà praticamente a risolvere solo e quel solo tipo di problema, molto, diciamo, specifico, ben chiaro. Se dovesse fare delle modifiche, c'è da fare delle modifiche al codice oppure ai parametri, altrimenti, perché, diciamo, il computer di per sé non è capace di fare una mazza, essendo un pallottoliere velocissimo. Secondo tipo di approccio, qui prima l'ADA, poi il Lisp e anche il Prolog si proponevano, diciamo, di approcciare al problema e di far sì che le macchine praticamente imparassero da sé. Quindi sono una serie di linguaggi, diciamo, di tipo permutativo e logico relazionale, per cui in sostanza, tramite una serie di combinazioni, di permutazioni e di regole in cui all'interno che erano state date, si sperava che il motore inferenziale potesse andare a generare delle coordinate, delle deduzioni, delle regole generali, regole particolari, quindi con metodo induttivo, con metodo deduttivo, oppure anche, diciamo, empirico, diciamo, e sperimentale, come ad esempio potrebbe essere una prova di una determinata cosa reiterata, vedi ad esempio metodo Monte Carlo, per poter estrarre un autoapprendimento. Questo, con il Prolog, con il Lisp e ancora meno con l'ADA, ebbero a produrre poco o nulla, fino a quando appunto non venne l'avvento delle sostanzialmente reti neurali, che queste ebbero, diciamo, a crearsi solo grazie allo sviluppo del gaming e quindi delle schede grafiche. Ok, andiamo velocemente a esplorare praticamente dopo questo pippone pipponico. Andiamo a vedere che cosa c'era nel l'indice.
introduzione, capitolo 1 circa il prologo, capitolo 2 una breve e veloce introduzione al sistema Turbo Prologo. Noi guarderemo capitolo 1 e capitolo 2 per rendersi conto un po' che cos'era, che cosa faceva il prologo. Tutorial capitolo 3, 5 semplici programmi. Qui ci daremo un'occhiatina giusto per rendersi conto velocemente, questo non è un corso di prologo, però per rendersi conto che cosa ci si aspettava che facesse questo tipo di linguaggio. Capitolo 4, tutorial 2, un'occhiata da vicino sul dominio degli oggetti e dei listati, ecco, questo non lo andremo a guardare. Capitolo 5, tutorial sul Turbo Prologo, relazioni alla ricerca di soluzioni, questo nemmeno, se siete interessati lo potete andare a scaricare la rivista, il retro manuale e studiarvelo a casa. Aritmetica, semplice unità di input e di output per un debugging. Capitolo 7, tutorial, diciamo, guardare attraverso dentro la finestra del prologue. Capitolo 6, grafica e suono, ecco, il grafica e suono è sempre stato, diciamo, relativamente povero, perché questi non erano linguaggi creati per creare grafica e suono, ma per creare motori e ragionamenti. File e string, capitolo 10, tutorial, diciamo, dare delle spazio alle vostre ALI, quindi praticamente una serie di programmi pratici che vengono affrontati all'interno del prologue. Guida di programmazione, questo non la guarderemo perché questo non è un corso di prologue. Poi c'è il capitolo 12, una serie di guide per quanto riguarda la referenza all'interno dell'ambiente prologue, che era prima di tutto anche un ambiente. Poi una serie di appendici, codice A, appendice A, codice hash, errori, appendici chiplink, prologue sistema, un glossario e una lista poi delle figure, una lista di tavole, ecco. Quindi praticamente noi andremo sostanzialmente ad esplorare più da vicino il capitolo 1, il capitolo 2 e quindi brevemente il capitolo 3. Turbo Prologo era all'epoca un linguaggio di quinta generazione, un linguaggio per computer che aveva lo scopo praticamente di portare la programmazione ad una nuova dimensione, perché diciamo il linguaggio naturale e logico, con l'approccio diciamo di quelli, a questi tipi di linguaggi, quindi più astratti, logici, più vicini al linguaggio naturale, avrebbero potuto permettere, diciamo, lo sviluppo di potentissime applicazioni, diciamo, estremamente generalizzate e specifiche, in particolar modo lo sviluppo praticamente dell'intelligenza artificiale. Turbo Prologo era un linguaggio dichiarativo, questo significava che era necessario dare fatti e regole di tipo deduttivo e anche per il ragionamento per risolvere problemi, in contrasto ovviamente del Pascal e del Basic, che erano praticamente dei linguaggi procedurali. Ecco, questa era proprio la principale differenza, diciamo, nei linguaggi procedurali il problema veniva spezzettato in tanti piccoli sottoproblemi, veniva messi all'interno di un diagramma di flusso con delle decisioni da fare e si risolveva praticamente il problema con una serie di istruzioni, quindi con una procedura che veniva poi trasformata in un qualsiasi linguaggio di programmazione tipo procedurale, indipendentemente dal fatto che fosse orientato agli oggetti o meno, per andare praticamente a risolvere sostanzialmente un problema pratico. Invece i linguaggi dichiarativi già non si dava nessuna soluzione, si diceva questo è lo stato del mondo e diciamo la soluzione, queste sono le regole dello stato del mondo, queste sono le relazioni logiche, ecco, e poi si faceva diciamo domande e quesiti a cui diciamo il computer doveva andare a rispondere tenendo presente appunto le proprietà degli oggetti dello stato del mondo e le relazioni che venivano date tra questi oggetti dello stato del mondo, tramite una serie appunto di permutazioni e di combinazioni per poter trovare diciamo delle deduzioni.
che cosa serviva all'epoca per far girare il Turbo Prolog, un PC IBM con 384 di RAM di memoria, almeno PC DOS oppure MS DOS 2.0 o versione più vecchia o diciamo più nuova. Vediamo un po', qui si parla del Prolog, che è praticamente un sistema, qui parla un po' di il Prolog sta per Programming Logic, è nato nei primi anni del 1970. Si diceva che era più potente e più efficiente del più conosciuto linguaggio Pascal, la Turbo Kata, oppure del Basic. Il Basic è indubbiamente il più conosciuto come linguaggio del Pascal, il più apprezzato e anche il più amato, e a mio avviso anche il più efficiente. Ci ho fatto un podcast sopra Basic, GV Basic contro Pascal, contro matematica, perché praticamente lo si ritrovava all'interno delle ROM di tutti gli home computer degli anni, diciamo, primi anni 80, e poi ebbe a sparire con l'evoluzione dei sistemi operativi a finestre, per cui l'evoluzione dell'ambiente a finestre, di tipo grafico, dei sistemi operativi rimosse, diciamo, la necessità di un interprete Basic. Ok, che cosa può essere utilizzato? Poteva essere utilizzato per, diciamo, produrre dei prototipi, controllare il monitoraggio industriale, implementare delle relazioni dinamiche nei database, fare delle traduzioni, costruire, diciamo, un linguaggio naturale con cui puoi andare a parlare con il computer, costruire sistemi esperti, che erano i primi, diciamo, i primi nuclei di quello che poi dopo successivamente diventeranno le reti neurali, e poi costruire singole manipolazioni, elaborare teoremi e quant'altro. Questo è quello che si proponeva praticamente il Prolog. Io qui vado veloce, era per il capitolo 1, noi guarderemo solo i primi due capitoli. Ecco, questo era il main menu, già qui si vede che praticamente era molto 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 testuale. Detto già tutto, niente a che vedere, diciamo, con gli ambienti di oggi. E quindi immagino che gli osservatori del XXI secolo, i nativi digitali, a vedere un menu così ci rimarranno con gli occhi di fuori. Eppure era così, perché prima di passare a quello che avete voi oggi, siamo passati da questi sistemi qui. Questo praticamente era una prima bozza di linguaggio per lo sviluppo del sistema artificiale. Ecco, c'erano già delle finestre con del preview, qui c'era l'editor, e qui c'erano già il dialogo con il con l'output, qui eventuali messaggi d'errore e qui altre cose che parlava in relazione alla programmazione. Ecco, qui vediamo un esempio, diciamo, di un programma Prolog. Predicati, hello, obiettivo dire hello, clausole hello, e poi si dava una serie di istruzioni che venivano spiegate, come anche si vede che praticamente c'erano punte e virgola, parentesi, era parecchio prolisso, ma d'altronde era così. Questo era appunto, non era un linguaggio procedurale ma bensì dichiarativo. Ok, vediamo se c'è altro. Ora qui altre cose importanti, operazioni base, vediamo un esempio, andremo a vedere, qui vado veloce, tanto noi guarderemo solo il capitolo 2 e 3, forse nemmeno il 3. Il tracing, qui con questa sezione serviva un trace del tubo Prolog, serviva per vedere quali erano le linee processate e cosa faceva. Vediamo un po' le varie finestre dell'ambiente del Prolog. E poi ecco, 5 semplici programmi. Struttura di un programma Prolog. Come era composto? Ecco, c'era questa sintassi qui, programma 1, il domini, persone, attività e un codice di tipo simbolico. C'erano predicati, likes, persone e attività, una serie di clausole, qui davano una serie di diciamo, descrizione dello stato del mondo. A Ellen gli piace praticamente il tennis, a John il football, a Tom il baseball, Eric piace nuotare, a Mark gli piace il tennis, a Bill gli piace che cosa piace a Bill, e qui c'era una serie di istruzioni che poi venivano date. E poi dopo si diceva praticamente, una volta descritto lo stato del mondo, che erano ad esempio le preferenze, si andava a chiedere praticamente al, quando si andava a processare praticamente il programma,
una serie di condizioni per cui si diceva quali potevano essere, diciamo, i legami o l'individuo, le soluzioni o comunque, diciamo, i vari, diciamo, se c'erano cose in comuni. Era di tipo insiemistico, ecco, per, diciamo, per fare una metafora molto molto grossolana, cercava di implementare all'interno di una logica di tipo descrittivo o dichiarativo la logica delle operazioni che venivano fatte con l'insieme, quindi intersezione, complementare e intersezione rispetto a determinate cose, intersezione su più cose, se c'erano insiemi vuoti, quali erano i vari rapporti, ecco, una logica di questo tipo qua. Questo per poter poi andare, diciamo, questi sono i primi esempi con cui si poteva fare, diciamo, esempi praticamente di prologo. Torniamo a dimensioni più piccole, andiamo a scorrere, che questo non è un corso di prologo, il link, se volete, per scaricare il libro lo trovate in descrizione. Qui si spiega nel primo libro, diciamo, il funzionamento di questo tipo di esempietto con le varie preferenze, che cosa ci si poteva fare, che quesiti si poteva chiedere alla macchina, quanti erano quelli che gli piacevano un certo tipo di, che cosa facevano se, e poi via dicendo, ecco, questi erano i vari esempi, poi veniva processato e via dicendo, era tutto così, veramente niente di che, diciamo, la procedura, non c'era nessuna procedura, c'erano quesiti da porre alla macchina una volta avendo dichiarato e descritto lo stato del mondo, quindi lo stato del mondo e le relazioni, quindi che cosa erano i vari oggetti del mondo e quali erano le relazioni tra i vari oggetti, erano il grosso del, diciamo, della programmazione prologo, quindi lo stato del mondo nella zona dei predicati e le classi erano, diciamo, i vari tipi di relazioni e le regole di funzionamento dello stato del mondo. E questo è quanto, quindi rapporti relazionali, famiglia, lo zio, fratello, nonno, nonna e via dicendo, quindi varie le relazioni. E poi dopo, una volta descritto lo stato del mondo, il grosso della programmazione, il prologo, quindi era prima parte dei predicati, la descrizione univoca dello stato del mondo, che comunque poi rimaneva chiuso, non è che poi il computer andava a imparare per conto suo se c'era una nuova classe e via dicendo. Dovevate prevedere eventualmente queste nuove classi, ma questa è un'altra cosa a parte, bisogna vedere se poteva essere fattibile. E poi le relazioni tra gli oggetti dello stato del mondo, ecco, si applicava una logica di permutazione, di combinazione e una logica insiemistica, intersezioni, complementari, roba varia tra le varie relazioni che si erano create. E poi chiaramente il computer rispondeva in relazione allo stato del mondo per cui era stato descritto, per cui non gli fregava nulla il computer se sapeva cos'era, se non, diciamo, qui ci potevate scrivere anche una mela invece che una persona, ci scrivevate una mela e lui non se ne accorgeva della differenza, perché, diciamo, queste erano dichiarazioni dello stato del mondo, quindi praticamente non c'era nessuna conoscenza, la conoscenza dello stato del mondo glielo davate voi per come avevate definito il mondo, perché non c'era nulla, era un linguaggio fatto così, in cui si sperava di poter, appunto, come vi ho detto, tirar fuori cose. Ecco, e questo è più o meno tutto, perché questo non è un corso di prologo, ma è il ricordo, appunto, di un linguaggio di intelligenza artificiale che ebbe, diciamo, a fare parecchia notorietà anche nel mondo dell'home computing, ci si aspettava poi tanto, ma produsse di molto pochino, sino a quando poi l'intelligenza artificiale non incominciò a venire fuori, in particolar modo prima con i motori di ricerca e successivamente con l'evoluzione delle reti neurali grazie al gaming e all'utilizzo delle schede grafiche poste in pila, in serie, dentro un albero di una rete neurale. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.